Buonasera a tutti e ben ritrovati ad una nuova puntata di Estate in Appennino, una puntata che si preannuncia quanto mai variopinta. Alle mie spalle abbiamo uno dei 21 fiori che sabato scorso ha abbellito la perla dell'Appennino modenese. Sestola si è presentata ai turisti, li ha accolti in maniera diversa, vestendo delle splendide ragazze, tutte quante tra l'altro del posto, con un fiore diverso, e queste 21 ragazze sono diventate per una giornata tour operator particolari per conto dei commercianti, ma soprattutto della città di Sestola. Andiamo a vedere com'è andata questo che hanno chiamato il preludio, il primo di una serie di 5 iniziative. Quest'estate Sestola diventa un grande giardino fiorito. Questo è il primo di 5 appuntamenti che accompagneranno, che accoglieranno i turisti per tutta l'estate a Sestola. Sì, è un'iniziativa che è nata per promozionare in modo diverso e accogliere diversamente il turista. E queste ragazze, queste splendide ragazze, si trasformeranno in fiori parlanti, e lungo il corso del paese abbiamo costruito 21 mini giardini che daranno la possibilità a loro di esprimere al massimo il benvenuto e l'accoglienza per i nostri ospiti. Tra l'altro quello di oggi è il preludio, cioè è l'annuncio di queste... è l'anteprima di queste 5 giornate a Sestola. Nelle prossime settimane si vedranno coccinelle, si vedranno margherite, se ne vedrà di tutto un po'. Sì, certo, allora questi 21 mini giardini si trasformeranno, e le ragazze saranno di volta in volta o fiori o coccinelle o margherite, perché praticamente ogni sabato pomeriggio l'effetto che vorremmo dare dovrebbe essere sempre quello di una sorpresa. Questa iniziativa riguardante i fiori, quindi ricostruzione di un paese abbellendolo con i fiori, ma con i fiori che vediamo qui alle mie spalle, che sono ragazze, le nostre ragazze del paese, che si sono vestiti in questa occasione per aprire, diciamo così, anche la stagione turistica. Quindi è il primo evento di una certa importanza che la Sabrina e gli altri suoi collaboratori hanno messo in piedi, e credo sia una cosa veramente di qualità, importante, che dia lustro al paese. Un modo diverso anche per accogliere il turista dalla solita sagra o dalla solita iniziativa di piazza. Assolutamente sì, quindi la sagra ci stanno tutte le cose che sono state fatte nel passato, ma credo che questa sia una cosa importante che eleva, e che quindi è proprio, come diceva lei, un'accoglienza al turista che arriva e che vede qualcosa veramente di carino, che sta nel contesto del paese, della località in cui siamo. Qui siamo in mezzo ai fiori di Sestola. Con Caterina raccontiamo un po' quello che è il vostro ruolo oggi per dare un sorriso in più ai turisti della perla dell'Appennino modenese. Sì, allora, come vedete, ognuna di noi rappresenta un fiore diverso, avrà all'interno del paese una diversa posizione e un diverso ruolo. Io sono la lavanda, come è facile intuire, e questa appunto è la prima giornata di una serie di eventi che speriamo possano piacere ai turisti e possano rappresentare un po' il nostro modo di accogliere. Noi siamo il baluardo di questo paese che rifiorisce e che spera in questo modo di riportare anche un momento di felicità in quello che è un periodo per il nostro paese un po' più scuro, con tutti questi colori. Francesca, qual è che avrà un ruolo particolare in tutte queste 5 giornate di una Sestola fiorita? Cioè, lei rappresenterà quella che è l'Associazione Albergatori di Sestola? Sì, io rappresenterò l'Associazione Albergatori di Sestola, che sin da subito è stata entusiasta di questo meraviglioso evento, e per lanciare anche Sestola, un bellissimo paese,
e in particolare gli alberghi hanno contribuito tutte e cinque le giornate dell'evento, dando in omaggio, comunque in offerta, 16 soggiorni ogni volta. Quindi insomma, i gentili turisti hanno l'opportunità anche di venire presso la mia postazione e provare appunto a tentare la fortuna e vincere uno di questi soggiorni. Io sono il Fiore di Loto e rappresento le piscine comunali di Sessola, e che sono state prese in gestione dall'associazione Sessola Crea, che ha dato un grande contributo alla realizzazione di questi eventi. Due piscine, una aperta e una scoperta? Sì, una aperta e una scoperta, aperta tutta la stagione estiva e quella coperta anche aperta per la stagione invernale. Qui abbiamo un altro dei 21 fiori Mara che ci illustra anche il lavoro, diciamo, a corredo dell'esposizione di oggi, anche perché tutto quello che indossate è stato fatto a mano. Sì, è stato fatto a mano da un gruppo, Rosi e lo staff dei fiori, un gruppo di ragazze comunque bravissime, perché non lo fanno di, è proprio un hobby per loro. Io rappresento la petunia, tutto a mano, carta crespa, fil di ferro, è un lavoro certosino bellissimo. Noi abbiamo colto molto volentieri l'invito di un gruppo di amici di Sestola, di commercianti, per fare questa bellissima manifestazione, e il nostro scopo come musicisti, perché sono tutti ragazzi, ci tengo a dirlo, di una scuola media di Bologna e di un'altra di Casalecchio, e i nostri ragazzi vanno dalla prima alla seconda e terza media, studiano tutti uno strumento musicale, pianoforte, violino, violoncello, chitarra, e praticamente noi cosa dobbiamo fare oggi? Noi abbiamo colto volentieri l'invito, proprio perché esprimendo con la musica le note eccetera eccetera, e lo scopo è incuriosire i passanti, attirarli, fare delle domande, e penso sia molto bello vedere questi ragazzi così giovani che fanno dei concerti, fanno degli studi di una certa difficoltà, e dovrebbe venire un bello spettacolo. Siamo molto contenti di tutto ciò. A Sessola, per questo preludio floreale, troviamo anche un amico comune, Davide Scarabelli, in giro perché? Mi ha invitato la Sabrina Bastai, no? Artista di Sestola, e non solo artista conosciuto a Sestola ma in tutta Europa, e che organizzava questo evento, e l'ho tenuto affascinante che una cittadina come Sestola promuova l'attività dei commercianti, promuova una realtà amministrativa in questi anni non facili, l'ho ritenuta importante. Mi è piaciuto venire a vedere queste 21 ragazze così disseminate lungo il percorso centrale della città, su delle piattaforme, rappresentano i fiori, ogni settimana cambiano tema. C'è stata un'operazione geniale, quello meritava di essere sostenuta. Anche questa è arte, no? Arte in movimento, se vogliamo, ma un modo per attrarre il turista diverso, inconsueto dal solito. Certamente sì, è un'interpretazione nuova, è far vivere arte d'invenzione, arte umana, arte con le persone disponibili a creare nuovi momenti. Dai fiori, dalla musica, dall'arte, dalla cultura, da Sestola, ci trasferiamo a Miceno. Miceno di Pavullo, per parlare di sport. Si è svolto sempre sabato scorso nella piccola frazione di Pavullo l'ormai tradizionale Corri Miceno. Federico, siamo quasi all'arrivo della terza edizione della Corri Miceno, una gara podistica sempre più apprezzata, non soltanto sull'Appennino modenese ma in tutto un po' il circuito provinciale. Sì, siamo molto contenti, siamo arrivati alla terza edizione della Corri Miceno, organizzata per 3 anni di fila dai ragazzi di Miceno, dal gruppo Circolo Ragazzi Aspi di Miceno. C'è una buona organizzazione dietro, abbiamo molti ragazzi dai 13 ai 18 anni che fanno un po' parte della parrocchia e ci aiutano un po' in questa organizzazione. Siamo contenti, terzo anno abbiamo intorno ai 450-500 partecipanti tutti gli anni, di persone proprio che corrono, appassionati che vengono, percorso molto, molto misto, e forse un po' questo che la gente apprezza, perché non è il classico percorso un po' di città
e gente che viene per trovare un po' di fresco, per correre un po' in mezzo al bosco, al prati, un po' di ombra. Anche perché quello che caratterizza la Corrimiceno è proprio questo percorso che si snoda nei boschi qua del primo Appennino modenese. Sì, quando l'abbiamo pensato 3 anni fa, e volevamo fare una cosa diversa e abbiamo sfruttato al massimo i percorsi che ci hanno messo a disposizione direttamente proprio le montagne e quindi abbiamo utilizzato un pochino tutti i sentieri, abbiamo attaccato un sentiero a quell'altro e sono venuti fuori 2 bellissimi percorsi, uno di 4 km un po' il corto e 9 km un po' il lungo. Qua siamo con il primo classificato, 39 minuti se non sbaglio, un percorso di 9 km particolarmente difficile. 37,50 per la precisione, molto bello, è già il terzo anno che lo faccio e vengo sempre volentieri perché è veramente bellissimo. Cos'è quello di differenza dagli altri? Dagli altri percorsi? Beh, è organizzato molto bene, ci sono gli amici che organizzano simpaticissimi. E poi tutti i percorsi hanno la loro particolarità, questo è bello, a me piace la montagna, piacciono i percorsi in salita, è gran parte nel bosco, fuori strada, quindi è bellissimo. Anche perché 9 km in città e 9 km a Miceno sono un po' diversi. Sì, 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 la differenza è molta, però correre qui è veramente bello. Claudio Costi della Guglia di Sassuolo è secondo classificato con che tempo? Con 38,46. Per cui meno di un minuto di distanza dal primo in un percorso sicuramente difficile. È abbastanza impegnativo come percorso, queste sali e scendi, però è la prima volta che vengo, un bel percorso, mi è piaciuto tantissimo. Considerando che domani è un'altra gara che ci tengo molto di più, questo qui è stato più che altro come allenamento, speriamo bene domani, per domani anche. Anche perché insomma il caldo si fa sentire soprattutto se uno corre in salita e ne fa 9 km, c'è una bella differenza tra 9 km fatti a Sassuolo piuttosto che a Miceno. Sì, beh sicuramente, però il bosco ci ha aiutato molto, è abbastanza fresco, stava abbastanza bene. È arrivato il momento, come tutti i martedì, di scoprire dove ci porterà Massimo Montanari nel suo viaggio in compagnia dei suoi inseparabili somari. Now when I was a young boy, at the age of 5. Al tuo zaino c'è attaccata una spilla con un simbolo che non conosco, anche se credo di averlo già visto. Di cosa si tratta? È il simbolo del pellegrinaggio, questo mi è stato donato da un pellegrino che è partito dall'Emilia, penso da Modena, ed è arrivato a Santiago de Compostela a piedi dopo circa 4 mesi di cammino. Perché il pellegrinaggio è un senso del camminare, cioè il pellegrino vagabonda erra e ritrova il suo senso di silenzio, di pensiero, di spiritualità, di quello che poi uno trova nel cammino, insomma. Quindi Santiago de Compostela è sicuramente una meta europea importantissima, senza però dimenticare che anche qui in Italia abbiamo la nostra Santiago, che sotto certi aspetti culturali, storici e artistici è sicuramente di grande importanza, che è Roma. Quindi noi abbiamo la Via Francigena, che attraversa l'antica via di Monte Bardone, che è l'Appennino Parmense. Quindi la via Francigena arriva dal Ticino, quindi da Pavia, e arriva a Piacenza. Da Piacenza si protrae fino a Fidenza, dove nel Duomo di Fidenza c'è anche un famosissimo basso rilievo dedicato ai pellegrini che arrivavano a piedi, e poi ripercorre l'antica via di Monte Bardone. In realtà i pellegrini partivano anche da Nonantola per andare a Roma, quindi da qui l'antica via nonantolana, che poi attraversa tutta la pianura modenese e arriva nell'Appennino nostro. Questi pellegrinaggi antichi e oggigiorno moderni sono percorsi escursionistici a piedi dove le persone ritrovano se stesse camminando,
proprio perché oggi si è riscoperto che camminare porta a un beneficio psicofisico e intellettuale molto interessante, quindi insomma lo vedi anche tu, insomma stiamo attraversando i laghi Ceretani, stiamo entrando in Toscana, attraversando un territorio e lo stiamo facendo a piedi in modo molto lento, dove riusciamo insomma a comprendere tante cose. Massimo, ma tutte queste cose che tu ci racconti, come hai fatto a impararle? Camminando. Il camminatore è un appassionato di natura, è un appassionato di paesaggi e soprattutto è uno scopritore di se stesso, perché guarda che il vero segreto del camminare è scoprire se stesso. Camminare vuol dire portare un passo avanti all'altro e il ritmo è sempre quello, e mentre tu lo fai hai tempo di pensare, e pensare fa sempre bene, fa crescere, fa diventare grandi, quindi con più si cammina, con più si conosce i mondi e le persone che arricchiscono questo mondo. Volevo farti vedere uno scorcio sulle sorgenti del Secchia. Le montagne che vedi là è il passo di Pietra Tagliata, l'Alpe di Suciso, il Monte Casarola. In quella conca là in alto, circa 1900 metri di quota, nasce il fiume Secchia. Quindi mi sembrava un'immagine simbolica da far vedere, proprio perché il fiume che unisce le nostre province nasce proprio qui. Quindi siamo sopra il passo del Cerreto, sul crinale di spartiacque Tosco-Emiliano. Stiamo facendo un pezzettino di strada che dai laghi del Cerreto portano al passo per deviare immediatamente verso la discesa a Sassalbo, e quindi stiamo salutando il nostro Appennino con Emiliano. E proprio qui, dove vedi proprio quelle roccette, in queste montagne così alte, nasce proprio il Secchia. Ok, facciamo il saluto alla Secchia. Salute. E andiamo. Le vette che abbiamo alle spalle fanno parte del circolo glaciale del Monte Lanuda. Si trova il sentiero 00 che passa in vetta sul crinale, e appena sotto c'è anche un bivacco, il bivacco Rosaro, aperto tutto l'anno, dove i pellegrini e i camminatori possono sostare. Ed è un circolo dove si trovano tantissimi mirtilli in agosto, ottimi, e funghi in quantità. Massimo, abbiamo attraversato il Guado, non so come ho fatto a non cascarci dentro, sono molto orgogliosa. Terreno abbastanza sconnesso, insomma, raccontaci a che punto siamo del nostro tragitto e qual è la prossima tappa. Allora, siamo scesi dal passo del Cerreto, quindi ufficialmente abbiamo salutato l'Emilia Romagna, siamo in Lunigiana, geograficamente nella provincia di Massa Carrara, quindi al confine proprio con l'Appennino Reggiano e l'ultimo angolino verso la Garfagnana tra Lucca e Modena. Siamo nella valle del torrente Rosaro, che è un torrente molto selvaggio, e stiamo scendendo verso Sassalbo. Tra poco arriveremo a Sassalbo e poi ti racconterò una curiosità particolare di questo paese, ma siamo su un'antica via importantissima, che era chiamata e viene ancora oggi chiamata dagli abitanti di Sassalbo l'antica via modenese. Questo perché era probabilmente una vecchia via di transumanza che i pastori utilizzavano per portare il gregge verso i prati del Cerreto e i prati dell'ospedalaccio, e veniva utilizzata dai mulattieri e dagli asinari per trasportare il materiale verso appunto l'Emilia Romagna. Da qui poi un collegamento più basso verso Collagna portava verso Frassinoro e quindi la via Vandelli. Quindi insomma, e nell'età diciamo settecentesca, quindi nell'epopea più grande del Ducato di Modena, quando viene fatta la Vandelli, questa via in realtà non viene dismessa, anche se la Vandelli assume un'importanza privilegiata proprio per i commerci con il mare. Questa rimane perché la valle del torrente Rosaro è molto più selvaggia e permette anche al transito delle pecore di trovare molto più erba. Qui siamo scesi dai 1300 metri del Monte Cerreto, dei prati diciamo anche intorno al passo dell'ospedalaccio, più o meno tra i 1300 e i 1500, scendiamo ai 500 metri di Sassalbo, quindi in realtà stiamo scendendo molto. Con più si scende, più troviamo prati e meno troviamo boschi, quindi chiaramente questo per le mandrie
di bestiame per le pecore era molto importante. Qui la vegetazione è molto selvaggia, adesso troverai un tratto bellissimo di antica via modenese con il selciato originale, come si può vedere, quindi calpesteremo proprio la storia, con ancora i muretti a secco originali. Qui troviamo anche gli ultimi castagnari. Qui erano gli ultimi castagneti prima di arrivare al passo del Cerreto, quindi con gli asini si caricavano i sacchi e si portavano poi verso il passo e verso poi la pianura emiliana, insomma. Quindi siamo in un pezzo di storia importantissimo che riguarda il nostro territorio. Tra poco arriveremo a Sassalvo, questo bellissimo paese, sempre all'interno del Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano, ma ti devo dire che qui c'è anche un'altra particolarità, che è un gesso bianco bellissimo, e tra poco lo vedremo. I muretti a secco ben tenuti ancora oggi testimoniano che questa strada era molto frequentata, perché quando li trovi grossi così e soprattutto ancora oggi ben tenuti vuol dire che questa era una strada del commercio molto importante. Tieni presente che siamo scesi, siamo sotto gli 800 metri, quindi iniziamo a trovare il castagno, quindi entriamo nella civiltà del castagno. I Sassalbini erano dei grandi castagnari, c'era una grande tradizione del castagno che in tempi di carestia in Emilia la portavano anche di là, come dicevamo prima, la mercanzia, ma spesso andavano verso il mare. Teniamo presente che in due giorni di cammino si arriva al mare, quindi arriviamo al porto della Spezia, al porto di Massa Carrara, quindi siamo in un territorio in cui le vie di comunicazione erano molto intense. Avevamo anche ai tempi che contavano la Repubblica Marinara di Pisa e quella di Genova, che non erano poi così lontane, quindi questo territorio era in mezzo. Ricordiamoci anche come collegamento che la via dei Remi, l'attuale via del Monte Giogo, che è nel Modenese, tu sai che in Val di Luce c'è la via che viene chiamata appunto in Val di Luce la via dei Remi, si chiamava così perché i pali degli abeti e degli alberi dei faggi andavano portati giù attraverso i fiumi e i collegamenti, diciamo, sentieristici verso Pisa, che era la Repubblica Marinara, che poi utilizzava questi pali per le navi, insomma. Quindi vedete che comunque c'è tutto un collegamento che noi a piedi comunque stiamo scoprendo. Sì, credo che se non avessi camminato, non avessi fatto questa esperienza, queste nozioni non sarebbero mai apparse lungo la mia strada. No, questo è quello che il camminatore deve sapere, è quello che chi ancora non cammina deve provare a fare. Cioè, il camminare vuol dire esplorare l'intorno, ma soprattutto vuol dire accorgersi di quello che un territorio racconta. In qualsiasi altro mezzo che non sia piedi o bicicletta, questo non riusciamo a capirlo, perché i mezzi veloci di spostamento, quali l'automobile o altri mezzi, non ti fanno comprendere queste piccole sfaccettature che tu trovi solo assaporando col tuo corpo, con la tua fatica, col fatto che tu ci cammini o pedali appunto in questi sentieri. Con lo sfondo di questo bellissimo fiore, di uno dei 21 bellissimi fiori che sabato scorso ha addobbato la perla dell'Appennino Modenese Sestola, chiudiamo questa puntata di Estate in Appennino, dandovi l'appuntamento a domani sera, quando sarà Linda Petracca a presentarvi una nuova puntata della nostra trasmissione. Io vi ricordo solamente il nostro indirizzo email, estateinappennino@gmail.com. Vi ricordo il nostro sito internet, nel quale rivedere questa puntata e le altre di questa stagione, ma anche della stagione precedente, appenninonews.it. Vi ricordo che siamo presenti anche su Facebook, basta cercarci e cliccare mi piace sulla nostra pagina, e direttamente sulla nostra bacheca potrete segnalarci iniziative, feste, sagre di paese alle quali naturalmente la nostra redazione non mancherà di partecipare. To get to know you.